Buongiorno e benvenuti dalla redazione del TG MediaWeb a questo nuovo appuntamento con l'informazione settimanale del Comune di Pavia. La prima notizia di oggi riguarda un'importante novità in arrivo per il periodo natalizio, con la decisione da parte dell'amministrazione comunale di rendere gratuiti i parcheggi a pagamento, per intenderci le linee blu gestite dal comune. Sarà possibile non pagare la sosta ogni venerdì fino al 20 dicembre dalle ore 17 in avanti, mentre dal giorno successivo e fino al 6 gennaio sarà possibile parcheggiare in maniera totalmente gratuita. Una scelta presa per valorizzare il commercio di vicinato e favorire i cittadini. E oltre allo shopping, Natale significa festa e momento di riflessione. Pavia si prepara al meglio con un ricco calendario di manifestazioni di genere diverso, concerti, visite guidate, mostre e tanto altro per vivere il Natale in città con eventi rivolti sia ad adulti che bambini per tutte le festività. Maggiori informazioni in merito sul sito www.paviaturismo.it. E dal Natale è semplice passare a parlare di neve ed in concomitanza con la prima, seppur debole, precipitazione della scorsa settimana, il Comune di Pavia e ASM hanno presentato il programma dettagliato del Piano Neve 2013-2014 per mantenere pulita e sicura la nostra città. Presentati tutti i mezzi a disposizione, le modalità di intervento degli operatori in caso di nevicate e le forme di collaborazione con i cittadini al fine di evitare il più possibile i disagi in città. E Pavia continua ad essere una città viva grazie al grande successo di pubblico al castello ottenuto dalla mostra dedicata a Monet. I più di 2.000 visitatori a weekend e le numerose richieste pervenute hanno fatto slittare il termine di chiusura al 2 febbraio 2014. Ancora più di un mese, quindi, per ammirare i capolavori del maestro dell'impressionismo provenienti da tutto il mondo. E cambiamo totalmente argomento e parliamo di sicurezza in casa con il progetto Automanutenzione, ovvero gli alloggi ERP sfitti che necessitano di piccoli interventi per la messa a norma di sicurezza generale. Un'iniziativa promossa dal settore lavori pubblici e servizi sociali, con la quale si potranno così abbreviare i termini di assegnazione, proponendo agli aventi diritto in graduatoria la disponibilità a sostenere i costi con la decurtazione del canone in locazione. E un altro progetto interessante, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, quello intitolato Prove di Inclusione. Un incontro per sensibilizzare i più giovani al tema della disabilità promosso dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pavia. Durante la mattinata, infatti, i ragazzi delle scuole Cosse e Cairoli hanno sperimentato dal vivo le condizioni di difficoltà motorie, visive e uditive che ogni giorno provano le persone affette da disabilità. E mercoledì sera presso il Polo Tecnologico si è tenuto un incontro aperto alla cittadinanza sulle buone prassi fra pubblico e privato. Tra le diverse testimonianze anche quelle del sindaco Alessandro Cattaneo e dell'assessore all'istruzione Rodolfo Faldini, in merito alla sinergia messa in atto in questi anni fra settore pubblico e settore privato per le collaborazioni di successo a vantaggio del cittadino. Saliamo per così dire sul ring perché in sala consiglio è andata in scena la presentazione del campionato nazionale italiano di pugilato categoria pesi welter che metterà di fronte questa sera sul ring del Palaravizza il detentore Gianluca Frezza e lo sfidante Giovanni D'Antoni. Appuntamento a partire dalle 19:30 per un evento che farà di Pavia per una sera la capitale del pugilato italiano. E passiamo ora a parlare degli appuntamenti per i prossimi giorni. Terzo film per la rassegna cinematografica rivolta ai ragazzi, Cartoni che avventura. Sabato 7 dicembre alle ore 14:30 presso il Cinema Politeama sarà la volta di Ralph Spaccatutto, al costo simbolico di 2 euro. Un film del 2012, campione di incassi, 52esimo in ordine di produzione della casa Disney. Tempo di uscire dal cinema e i bambini troveranno in Piazza della Vittoria una gradita sorpresa con la pista di pattinaggio su ghiaccio che rimarrà aperta tutti i giorni sino alle 23 e nei festivi con orario continuato dalle 9 di mattina a mezzanotte per tutto il periodo delle festività natalizie. E sempre sabato e per tutto il fine settimana Pavia tornerà ad essere la capitale europea dei cammini di fede e di cultura con Crossroads of Europe, una 3 giorni di convegni alla sala conferenze del Broletto e percorsi per valorizzare l'aspetto del turismo religioso nella nostra città. One to One invece è il titolo scelto per la mostra dedicata a Padre Costantino Ruggeri e Raul Gabriel. Il primo, frate artista, maestro della luce e dell'architettura sacra, l'altro, ex jazzista e noto pittore italo-argentino. L'evento, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia, in collaborazione con la Fondazione Frate Sole, aprirà i battenti lunedì 9 dicembre alle ore 18:30 nello spazio per le arti contemporanee del Broletto di Pavia.
E chiudiamo con l'interessante convegno organizzato per sabato 14 dicembre alle ore 9.30 presso la Sala Camino del Broletto, dove si tratterà il tema della legge sulla doppia preferenza di genere con l'assessore alle pari opportunità Cristina Gnutta e gli assessori regionali Paola Bulbarelli e Mario Melazzini, un argomento fonte di dibattito su tutto il territorio nazionale anche in merito alle ultime vicende sulla legge elettorale. Prima dei saluti vi ricordiamo che per ulteriori dettagli in merito alle notizie sono disponibili gli approfondimenti al TG sulla homepage del Comune, dove potrete trovare anche le previsioni meteo per i prossimi giorni. Per gli eventi in programma durante la settimana è possibile invece consultare il link Pavia come, dove, quando o restare in contatto con le pagine ufficiali Facebook e Twitter. Augurando a tutti un buon fine settimana, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento all'edizione del TG di venerdì prossimo.